Buongiorno a tutti. Purtroppo questa settimana non ho potuto farmi la barba da domenica perché ero via. Però vorrei dedicare questo video alla presentazione di un acquisto che avevo fatto recentemente, di un rasoio che è molto particolare, che ha una sua storia che volevo un po' raccontarvi. Praticamente si tratta del Mercure Vision. Mercury Vision è un rasoio che è stato dismesso, che non è più in produzione, ma che ha rappresentato, come dire, un qualcosa di molto particolare nel mondo della rasatura tradizionale contemporanea. La faccio molto breve. Mercure è un'azienda tedesca che voi conoscerete per alcuni modelli molto famosi come il 39C, il 37C, ne cito alcuni, il Future, il Progress, appunto. Mercure, azienda tedesca di Solingen, che è una località famosa per le coltellerie, per insomma tutto questo comparto, aveva già, diciamo, in Europa probabilmente la leadership dei rasoi regolabili, che sicuramente nel catalogo di altre case forse un po' mancano. Beh, Mercury aveva già due rasoi molto, molto importanti, e io li faccio vedere, li ho qua, che parliamo diciamo anni 80-90, ecco, per dire, siamo in quell'epoca lì. Intanto, vabbè, progetto che è ancora attualmente valido, Mercury Future, vedete anche realizzato in lega di zinco, molto particolare, rasoio tra l'altro efficacissimo, rasoio compatto, rasoio solido, rasoio che... Costa, ma insomma, un rasoio che può essere anche utilizzato come unico rasoio da chi. E poi il Mercure Progress, che è un rasoio regolabile a stile vintage. Vedete con questo pomello color panna, con il logo della Mercure impresso, si vede poco poco forse qua. Anche questo è un regolabile, più stile diciamo vintage, insomma. Quindi Mercury era a posto, cioè il mercato lo copriva ampiamente, anzi aveva due rasoi regolabili di natura diversa, perché uno più diciamo moderno come il Future, uno più tradizionale se vogliamo come il Progress, ma rasoi tra l'altro efficacissimi. Eppure negli anni 90 così la casa tedesca decide di fare qualcosa di diverso, qualcosa di elitario e produce il Mercury Vision. Innanzitutto da ora ce ne accorgiamo che l'idea è quella di fare una cosa di elitario, non solo dal prezzo che era molto alto, mi pare che fosse quando eri in Veneto sui 120, 100 euro, 150 euro, non mi ricordo bene. Veniva presentata una scatola del genere, no? Di metallo, come un oggetto prezioso, come un orologio, come no? Vedete? Col logo. La Mercure vende rasoi nelle scatole di carta, di cartone, quindi non, questa è una cosa particolarissima. E dentro vi trovavate il foglio di istruzioni, perché è un rasoio molto particolare, lo vedremo, e il rasoio con una convenzione di lamente. Questo è il rasoio. Vision 2000 si chiamava. Si chiama perché ancora è 2000 l'anno del futuro, 2000 l'anno considerato delle grandi novità, della grande tecnologia. Ed ecco che Mercure esce con questo prodotto che è un prodotto effettivamente di rottura. Un prodotto che il mercato non ha capito, forse ha ragione, cioè qui non sto né difendendolo né come dire, criticandolo, lo sto commentando. Eccolo qua. Guardate che design, guardate che forma. Un rasoio ben poco tradizionale, ma nonostante questo, innovativo. Cioè, voglio dire, proprio per questo innovativo, scusate, mi sono confuso con le parole. Ora, le dimensioni del peso. Questo è un rasoio che pesa più di un etto e mezzo, credo. Guardatelo in confronto, ad esempio, a un rasoio normale, tradizionale, normale. Un Edwin Jagger. Guardate che paragone impietoso come dimensioni. Guardatelo in confronto anche a uno stesso rasoio grosso, come il Mercury Future. Sempre della Mercury. Voglio rendere, perché non si capisce bene, se no. Vedete, più grosso ancora del Mercury Future.
niente a che vedere con il progress. Rasoio complicato perché ha una regolazione micrometrica, quindi girando la ghiera si abbassa e si alza la distanza fra vedete la testina e la slitta, e addirittura a tutto chiuso la lametta non sporge più, quindi in teoria si poteva portare la lametta dentro il rasoio, dentro il beauty case, quindi la lametta rimaneva praticamente custodita all'interno del rasoio, volendo. Tutto aperto, un rasoio discretamente aggressivo, non come il Future, lo dico subito, ma vedete che comunque la distanza è notevole, quindi rasoio efficace. La ghiera di regolazione non ha i numeri e non ha i discatti, micrometrica, cioè ci sono le lettere Vision, incise, Vision, vedete, Vision, e con questo riferimento, che è il brand della casa, si andava a regolare, si va a regolare a seconda della propria sensibilità. Quindi ci vuole una certa esperienza nell'utilizzo, no? Uno si fa dei riferimenti, io il mio riferimento è la seconda I, che è una giusta regolazione e rade abbastanza a fondo senza essere troppo aggressivo. Qual è il problema? E questo lo dice il nome stesso, un Vision, cioè è un rasoio che è quasi un prototipo. Ecco perché il mercato non l'ha capito, perché il mercato ha detto: ma io che sono un rasatore tradizionale, mi piacciono i rasoi fatti come una volta magari, quindi questo è grosso, ingombrante, tiene tutta la mano, è pesante, no? Non mi piace, no? Tanti dicevano così. Altri dicevano: ma come, ma io ho già la possibilità di acquistare un Mercury Future, che è un rasoio efficacissimo, che costa comunque quasi la metà, costava quasi la metà, per quale motivo dovrei prendere questo? Che poi è un rasoio complicato, perché? Perché è un rasoio che necessitava e necessita di una manutenzione molto molto approfondita. A ogni sbarbata andava smontato, va smontato in questo modo, no? Praticamente si apriva a farfalla, girando questa ghiera, si apre, si estrae la lametta, ma soprattutto si spinge e esce, diciamo, questo tappino. A questo punto si estrae la parte della farfalla e si smonta addirittura la ghiera. Quindi noi abbiamo finita ogni rasatura da lavare, la farfalla, il corpo del rasoio, la ghiera e il, diciamo, sigillo che sotto la ghiera va a bloccare la farfalla. Capite bene che è un lavoro comunque che porta via tempo. Se non lo si faceva, il rasoio si rovinava. Poi ha lavato il rasoio, asciugato tutto quanto, perché come voi sapete i rasoi vanno sempre asciugati, mai lasciati bagnati, si doveva reinserire la farfalla con molta attenzione, perché bisognava andare proprio infatti ancora adesso io faccio un po' fatica, bisogna andare a infilarlo nei due diciamo prigionieri, ecco qua. Una volta infilato si spingeva giù, ma prima ancora si inseriva la ghiera, si inserisce, io parlo al passato perché è pure produzione. Dopodiché ecco che il sigillo, diciamo, veniva inserito e il rasoio tornava a essere montato e si poteva chiudere con il... vedete che faccio fatica io addirittura a farlo, nonostante il fatto che sia abbastanza, diciamo, esperto. Ecco, si doveva chiudere con il... con la ghiera e poi rimettere, riporre a posto. Ora, il mercato questo non l'ha capito, ma da un certo punto di vista io credo che ci fossero delle ragioni, nel senso che questo è un prototipo, secondo me. Io credo che sia un prototipo. Un prototipo con una caratteristica che quasi... da avere per conservare, da avere come si ha magari
quel modello di, non so, di tostapane, che magari non è pratico, che però è molto bello da vedere. Questo è un rasoio che è molto efficace, ma che effettivamente pratico non è, questo va detto, no? E il mercato si è subito diviso. Alcuni hanno detto: ma questo è un rasoio eccezionale perché va oltre, perché inventa forme nuove, perché inventa materiali nuovi, perché unisce, diciamo, l'efficacia e la qualità di Mercure, che è un'azienda assolutamente fuori discussione, alla tradizione, all'innovazione, no? Altri hanno detto: ma no, ma costa caro, è difficile da mantenere, non è solidissimo, perché vedete che tanti pezzi, poi alla fine basta che cada e potrebbe esserci un danno, no? Diverso è un discorso di un rasoio a due pezzi, tre pezzi, che però sono metallo di tipo diverso. Queste sono leghe futuristiche. Quindi direi, è interessante questa storia, perché una casa di rasoi che decide di andare oltre, nonostante sia già leader nel mercato di quel settore, delle regolabili, non aveva bisogno la Mercure di sfornare il Vision 2000. Eppure lo fa perché evidentemente vuole stupire, vuole provarci, vuole andare oltre, no? Fare quello che fanno adesso alcune case americane. Rasoi che lì per lì si dice: ma questo è un rasoio strano, un rasoio che... E invece lo fa, e il mercato però non lo capisce. Ma io stesso tante volte mi sono trovato di fronte ai negozi che lo esponevano come fiore all'occhiello, perché era il rasoio più caro, era il rasoio considerato il più, come dire, di lusso, ecco. E però mi sono sempre trattenuto, perché ho detto: ma mi serve spendere quei soldi per un rasoio? Ma ne ho già tanti. Fatto sta che nel 2014 la Mercure decide di toglierlo dal mercato perché evidentemente non gli conveniva più. Addirittura, se voi andate a vedere su YouTube, trovate dei video in cui Discovery, o mi sembra un canale del genere, fa vedere come veniva prodotto questo rasoio. Nella trasmissione, come fatto, no? Perché era una cosa particolare, una cosa, insomma, rivoluzionaria. Una vision, come lo dice il nome stesso. Tante volte però le visioni non hanno, come dire, poi un riscontro con la realtà. Cosa è successo adesso? E questo è il paradosso. Che da quando la Mercury ha tolto dal mercato questo oggetto, beh, i rasatori hanno detto: cacchio, mi manca. E allora è cresciuto molto il mercato del vintage, il mercato dell'usato, e oggi trovarlo è molto difficile, molto difficile. Io l'ho trovato mesi fa a un prezzo accettabile, ma aveva dei difetti. Ho dovuto ripararlo e ho dovuto ripararlo, come dire, con mezzi di fortuna, perché nonostante i pezzi di ricambio che la Mercury mi ha fornito, certe cose non si riuscivano a mettere a posto, perché il precedente utilizzatore l'aveva utilizzato male, male manutenuto, alcuni pezzi si erano addirittura rovinati, quindi ho dovuto aggiustarlo, e chiaramente adesso funziona bene, però è più un oggetto da avere, almeno per quanto mi riguarda, che da utilizzare. Ci tenevo a raccontarvi la storia di questo rasoio e farvelo vedere, non tanto perché potrebbe interessarvi, magari qualcuno sì, magari qualcuno potrebbe essere affascinato da questo oggetto, quanto perché la trovo una bella storia, cioè la storia di un'azienda che non si limita a vivere di rendita su due prodotti che oltretutto ancora oggi, veramente per i prossimi 100 anni tireranno, perché il Mercury Future è un prodotto eccezionale, addirittura oggetto di copie cinesi, per dire. Mercury Progress non si discute, che però decide di investire, decide di andare avanti con la ricerca, decide di tentare qualcosa di nuovo. Magari hanno sbagliato, non lo so, però gli verrà dato atto del coraggio. Io non faccio nomi di case, che non voglio offendere nessuno, ma io trovo che alcune case vivono di rendita su un modello, magari o due, senza provare di fare qualcosa di nuovo. Perché anche la rasura tradizionale si evolve nell'innovazione del prodotto. Cioè, non è che il rasatore tradizionale debba utilizzare un rasoio del 1925. Cioè, esistono rasoi che sono oggetto di ricerca, no? Come in tutte le cose. Quindi non è vero che, siccome è tradizionale, usiamo roba vecchia. No, possiamo anche
fra 100 anni usciranno nuovi rasoi tradizionali, cioè che si basano sul concetto del ho bestemmiato, scusatemi, del double edge, doppia lama, volevo dire, o del monolama, ma comunque sul concetto della lametta e del rasoio manuale, insomma, diciamo così. Quindi, niente, io mi scuso se non mi sono fatto la barba recentemente con voi, ma magari, anzi, vi ho fatto anche una cortesia. La prossima sbarbata magari la facciamo proprio con Mercury Vision e ci teniamo a farvelo vedere perché è un prodotto particolare, una storia particolare e secondo me è un rasoio che comunque chi avesse la possibilità di trovarlo a un prezzo accettabile, perché i prezzi sono schizzati, cioè i prezzi sono aumentati a dismisura da quando non è più sul mercato. Il paradosso è che prima non lo voleva nessuno, tra virgolette, oggi lo vogliono tutti. Quindi anche alla Mercury dico, se voi lo rimettereste in commercio, magari in versione deluxe, in versione da collezione, beh, fareste il botto perché le aste su eBay sono veramente, come dire, affollate per questo rasoio. E quindi ci tenevo a condividere con voi questa storia che trovo che sia una storia positiva e sia una storia anche che dovrebbe essere, come dire, di ispirazione a tante case che invece si limitano a vivere di rendita su prodotti ottimi, sicuramente ottimi, ma che però risalgono come progetto a 20-30 anni fa. Con questo vi saluto, vi auguro buona settimana e buone barbe a tutti.